Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di criptovalute con i bitcoin che sta per toccare i 20.000 dollari e voglio parlare con te di cosa ne penso. Ti voglio raccontare di quando ho perso più di 10.000 euro con le criptovalute ed esporre un attimo i miei pensieri su questo argomento. Resta qui. Eccoci qui ragazzi, se non mi conosci mi chiamo Daniele, in questo canale parlo di crescita finanziaria, dropshipping, e-commerce e tutto ciò che riguarda i soldi. Oggi voglio parlare con te di criptovalute, probabilmente non lo sai perché non ne ho mai parlato nel canale. Io sono un investitore in criptomonete, ho un portafoglio diversificato in criptomonete da molti anni e voglio oggi parlarne con te e vedere un po' cosa ne penso di tutta questa situazione, che sicuramente se stai nel mondo delle criptomonete avrai visto la fase rialzista dei bitcoin di questi giorni, ma non solo i bitcoin, anche di tutte le altre monete, di tutte le altre altcoin che hanno praticamente raddoppiato, triplicato, quadruplicato il loro valore in poche settimane. E voglio un attimo esporre con te i miei pensieri, perché questa fase dell'anno mi ricorda moltissimo l'inverno 2017, 3 anni fa, esattamente se c'è stata la stessa storia, identica, lo stesso rialzo di quest'anno. C'era il Bitcoin, se ricordo bene, era più o meno a 6.000, 5.000 dollari e in 2 mesi, novembre, dicembre, è arrivato quasi a 20.000 e poi lo ha superato, mi sembra, per poco tempo, verso gennaio 2018. Mi ricordo i Ripple che erano a 10 centesimi a ottobre 2017 e hanno toccato i $3.40 a gennaio 2018. Io ho investito molto in Ripple e durante questa salita ho guadagnato molto. Il problema è che poi non ho venduto a 3.40 perché io investo a lungo termine le criptovalute, ho investito per un arco temporale di anni, quindi non mi interessano molto le oscillazioni, però ovviamente con oscillazioni così alte c'è stata una grossa perdita. Infatti, non vendendo i Ripple nel gennaio 2018, io ho perduto più di 10.000 euro di profitto perché li avevo comprati a 0.10 o 0.14 e ovviamente arrivando a 3.40 sono aumentati di 40 volte, 35 volte sono aumentati, quindi vedrai che ho perso un sacco di profitto. Al momento i Ripple sono tornati a 70 centesimi in questo momento e quindi si sta avendo una forte fase rialzista. Se tu non investi in Bitcoin sicuramente ne sentirai parlare, perché durante l'ultima fase rialzista del 2017 cosa è successo? Tutti i telegiornali, allora ancora le criptomonete si erano conosciute ma un po' di meno, i Bitcoin, ma diciamo che a livello pubblico non erano molto, molto conosciute. Mi ricordo che in quella fase nei telegiornali, accendendo i telegiornali, non si sentiva parlare di altro, solo Bitcoin, 20.000 dollari, milionari con i Bitcoin, con le monete, e quindi ovviamente c'è stata letteralmente un'ondata in quei mesi di persone nuove che hanno cominciato a buttare soldi senza nemmeno conoscere questo mondo, senza nemmeno conoscere come funziona il funzionamento della blockchain, e ovviamente poi si sono bruciate, perché verso metà gennaio 2018 abbiamo visto un dimezzamento di tutte le monete, compreso i Bitcoin, per poi avere una fase a ribasso per mesi e mesi. Per esempio i Ripple da 3.40 sono tornati in qualche mese a 30 centesimi, Ethereum è tornato a 200 dollari, a 300 dollari, ora è a 600 dollari, quindi c'è stata una fase bassista. Questo per dirvi, ragazzi, che le criptomonete possono far fare un sacco di soldi, si può letteralmente guadagnare, io conosco tanta gente che si è fatta tanti soldi, non un paio di mila euro, ma tanti soldi, perché ha trovato magari l'altcoin giusta, l'ha comprata a 0,002 centesimi, poi è salita a 50 centesimi, a un dollaro, e ovviamente ne avevano migliaia e sono esplosi. Però questa non è la regola. Per quanto riguarda il mio pensiero,
Si tratta sempre di un investimento pericoloso, però è ovvio che ci sono grandi opportunità di guadagno. Al momento io per esempio non penso di rafforzare le mie posizioni, perché sarebbe da folli. Il Bitcoin incontra sempre una forte resistenza verso i 20.000 dollari. Quello che sto facendo è monitorare attentamente tutte le monete che ho nel portafoglio, che se vi interessa saperlo sono Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar e Dogecoin. E quello che farò è ovviamente guardo un attimo i miei punti di interesse, soprattutto per quanto riguarda Ripple, perché è quello che ho maggiormente in portafoglio, e lo andrò a vendere immediatamente appena tocca determinati punti di interesse per me. Questo perché sono convinto che ci sarà nuovamente un nuovo ciclo di ribassista molto forte. Per quanto riguarda la mia opinione personale, penso dopo dicembre, dopo Natale, perché se andiamo a vedere i modelli, i partner che stanno succedendo sono identici al 2017. Io non sono un analista, lungi da me, sono semplicemente i miei pensieri personali. Io investo molto a lungo termine perché credo nella tecnologia, la blockchain, quindi le monete che ho scelto e perché hanno una funzione. Per esempio Ripple, la scorsa settimana, qualche giorno fa, ha fatto una partnership con la Banca d'America che utilizzerà Ripple per le sue transazioni. Inoltre sta facendo sempre più partnership con tante banche intorno al mondo. È una moneta, una tecnologia, ha una funzione, che a differenza di monete, di criptovalute che non hanno nessun tipo di funzione, ce ne sono tantissime perché le persone le comprano solo perché sono economiche, quelle secondo me non durano tanto, sì, ma massimo ti possono far fare qualche sali e scendi, qualche profitto, ma a lungo termine non hanno nessuna funzionalità. Quindi se vuoi investire nelle criptomonete, secondo il mio parere, devi scegliere quelle monete che hanno una determinata funzione. Ethereum per esempio ha la funzione di smart contract. Non approfondisco molto, vai a cercare su Google di cosa si tratta. Per questo è una moneta solida, è una moneta che può avere un futuro. Ripple può avere un futuro perché ha una funzione, è utilizzata dalle banche, è centralizzata, anche se questo va in forte contrasto con la natura delle criptomonete. Però tu non devi solo investire, noi non dobbiamo investire nelle criptomonete solo per fare profitto, dobbiamo capire cosa c'è dietro. Cioè dietro ogni criptomoneta c'è o ci dovrebbe essere una tecnologia. Avevo investito anche in Banchiera, ce l'ho ancora in portafoglio, anche se purtroppo l'investimento non sta andando molto bene, però ho visto che Banchiera sta evolvendo come banca, come servizio bancario, ha iniziato a lanciare anche gli scambi fiat, le carte di debito. Se non la conosci puoi andare su banchiera.com a vedere. Quindi anche se nel breve periodo, con breve intendo un anno, due anni, Banchiera non mi sta dando i risultati attesi, io credo fortemente che nel futuro possa rivelarsi un buon investimento. Questo perché il mio portafoglio io lo guardo in arco temporale di almeno 10 anni, non mi interessa cosa succede ora. Questo non toglie, ragazzi, che se alcune monete andranno a toccare determinati valori, io non le vendo tutte o parte di esse per ricavare profitto. Questo per non fare lo stesso errore che ho fatto nel gennaio 2018, dove mi è costato diversi migliaia di euro non vendere ai massimi. Ovviamente c'è sempre anche il rischio che vendendo ai massimi non riscendono più e quindi ci rimani fregato, ma queste sono decisioni puramente personali. Quando mi riguarda, questa volta andrò a vendere a determinate cifre, sicuramente non i Ripple a 70 centesimi, magari domani riscenderanno, ma non è la cifra a cui voglio vendere, anche perché l'ho presi estremamente economici. Quindi per quanto mi riguarda, se i Ripple non arriveranno almeno a 2-2,5, io non li andrò a vendere. Ho fatto questo video semplicemente per esporre un po' la mia situazione nelle criptomonete, perché non ne parlo mai in questo canale, ma reputo che è un argomento interessante, e visto quello che sta succedendo in questo periodo penso che farò altri video più dettagliati. Se ti interessa, ricordati di iscriverti al canale, mettere mi piace e di seguirmi. Ok ragazzi, eccoci alla fine di questo video, spero di averti fatto piacere condividendo la mia esperienza nelle criptomonete, di averti dato qualche informazione utile. Magari faremo altri video dove ne scenderemo con dettaglio. Ci vediamo alla prossima. Ciao.